Ma vogliamo ridere o piangere? Quello che vuoi, Francesco. Allora, tutti quanti avranno sentito Bagnasco minacciato, gli OCE, le Brigate Rosse coinvolte in questa faccenda. Bene, quali erano gli elementi di prova contro la Lioce? Non so se tu li sai qual è il consistema. No, io sapevo che hanno trovato qualcosa in cella, ma... Cosa c'era scritto su questo foglietto, lo sai? No, non c'è. Allora, ve lo leggo dal Sole 24 Ore. Beh, un giornale, credo un giornale comunista, no? Esatto. Cioè... L'inchiesta del PM Alfredo Rossini è scaturita da una perquisizione fatta l'11 aprile scorso nella cella di Lioce. Durante il sopralluogo eseguito dalla polizia penitenziaria, venne rinvenuta e poi sequestrata una busta bianca con un testo di due righe, nel quale si legge, puntini puntini, ne, spazio, do, spazio spazio, asco, spazio, ne. E nella seconda riga la parola reggioso. Per gli inquirenti era un indizio di un possibile coinvolgimento delle minacce a Monsignor Bagnasco. lo scrive il Sole 24 Ore, di mercoledì 13 giugno. 13 giugno. Bene, allora, di fronte a questo, giornali, Brigate Rosse, Lioce, indagata per minacce a Bagnasco. Titoli, tutta pagina? Sì, cose che metto, solidarietà, i vescovi, massima fiducia della magistratura. Poi è venuta fuori la verità, non so se la sera la verità. No. Quella carta era stata fornita come cancelleria da un'associazione religiosa di Firenze. Cioè, la cancelleria che è stata ritrovata in quel carcere, che non era neanche della Lioce, proveniva da un'associazione religiosa. Questa associazione religiosa ha detto: sì, noi facciamo la fornitura di cancelleria, e quella era frutto di una nostra ricerca. Non so di cosa. Sai, Andreotti diceva: a pensare male si fa peccato, ma ci si azzecca. Praticamente gli hanno dato alla Lioce la roba per incolpare la Lioce di quello che loro stanno facendo con Bagnasco. A sto punto sono i cattolici che stanno facendo le minacce a Bagnasco, che chiaramente non è che avessi molti dubbi. Allora, la notizia è che un'associazione religiosa che fornisce la cancelleria nel carcere dove c'è la Lioce, con cui si è fatta una campagna dicendo le Brigate Rosse minacciano Bagnasco, che poi è né do asco né religioso. Queste sono le parole che sono in mano, sono le prove in cui le Brigate Rosse avrebbero minato Bagnasco. E il fatto che poi questi fosse cancelleria che veniva, l'associazione religiosa l'ha ammesso, quegli appunti sono frutto di una nostra ricerca. Allora, quanti titoli avete avuto e quante smentite ci sono state? Zero smentite e un bel lancio. Esatto. E poi logicamente nella gente fa: ma anche le Brigate Rosse hanno minacciato Bagnasco. Ecco come si creano come si creano le vittime, il povero Bagnasco. Sì, ma il problema è che Bagnasco sta effettivamente... Qualcuno su un forum ha scritto che forse quelle non erano proiettili, ma erano qualche supposta. L'ha scritto, non lo dico io, l'ha scritto su un forum della Rai. Perciò. Il problema è un altro, è che è facile mandare una lettera con tre proiettili dentro o con quello che vuoi. Il problema è che non hai la persona che l'ha mandata, per cui Bagnasco può essere tranquillamente mandata a se stesso al tempo. So benissimo che Bagnasco non può andare in posta a mandarsi a se stesso, cioè sarebbe riconosciuto, è ovvio questo. Però l'amico dell'amico dell'amico un piacere te lo può sempre fare, sinceramente. E siccome io una volta avevo letto la storia dell'anarchia, una volta, e un questore di Parigi, quando scrisse le sue memorie, disse che un centinaio di bombe attribuite agli anarchici in realtà le aveva messe lui. Sì, lo so, accade molti anni fa, però non è che... Beh, io vorrei ricordare che in Italia è molto di recente, vari poliziotti o vari agenti segreti sono stati condannati perché fecero ritrovare esplosivi che avevano collocato loro sui treni. Sì, anche qua vicino a Scorzè qualche anno fa, mi ricordo. Cioè, nel senso che questa è la cronaca d'Italia, che molti sono dimenticati, che molti fanno finta di non ricordare, per accreditarsi come capaci facevano ritrovare. Sì, poi io ho anche un appunto a qualche parte dove i sismi, quello che sono stati arrestati ultimamente, no? Che c'era implicato anche Libero, no? Il vice direttore di Libero, e voleva fare degli attentati ai magistrati. Chiaramente non li chiamava attentati, li chiamava in un altro modo. Adesso
non so neanche dove cavolo ho messo quell'appunto, comunque impedire a quei magistrati di fare le indagini, e chiaramente non l'avrebbe firmato SISDE, avrebbe firmato, non so, Brigate Rosse, avrebbe firmato anarchici, cioè mica sono scemi, insomma, cioè almeno vabbè non saranno delle cime, ma minimo minimo magari anarchici insurrezionalisti, magari avranno mandato una busta firma anarchici insurrezionalisti. Siamo pieni di anarchici insurrezionalisti in Italia che vogliono fare la rivoluzione. C'è un anarchico insurrezionalista ad ogni angolo di strada, avete mai visto? E sull'altro angolo c'è un satanista. Esatto. È vero, ci sono i 500-600 mila satanisti che girano per... cioè, capite bene che insomma le cose puzzano un pochino, insomma, rispetto a ciò che è la realtà nella quale viviamo, e nessuno dice che non ci siano dei musulmani che stanno tentando di arruolare dei kamikaze per alcune cose loro, cioè chiaramente le vediamo, insomma, che c'è sicuramente questo tipo di cose, sicuramente ci sono anche mafiosi che metteranno delle bombe, ci saranno anche qualcuno che vuole accusare l'altra parte, che metterà le bombe perché quest'altra parte venga accusata, cioè noi sappiamo che ci sono questi giochi e purtroppo non possiamo fare altro che subirli, insomma, e d'altronde l'informazione ci marcerà sempre sopra tirando acqua al proprio mulino, e noi dobbiamo avere un po' di testa però nelle cose, cioè non dobbiamo buttarci a pesce morto prendendo per buono ogni cosa che arriva, e dobbiamo anche saper valutare un po' le prove che ci forniscono nelle varie vicende, insomma, anche perché dopo alla fin fine chi può rimetterci è proprio la nostra democrazia, è proprio il nostro Stato, insomma. Sì, beh, poi sappiamo purtroppo per la storia recente dell'Italia che la violenza ha sempre finito per sostenere, incoraggiare e mantenere il potere, sì, in una certa direzione. Anche un certo potere. Sì, sì, sì. Cioè, quelli che sono sempre sempre il potere. Quando io ho scritto il pezzo dalla società fascista allo Stato mafia, non l'ho scritto tanto per scriverlo, ma perché effettivamente c'è una mentalità che gira in Italia, che è la mentalità cattolica di separarsi dal contesto sociale, cioè le persone non vivono la società civile nel suo insieme, nel suo profondo, ma cercano di avere la combriccola, di avere il clan, di avere le relazioni, non so, tipo massoniche, se veniamo fuori adesso, no? Una specie di clan, di affari, no? Nascosti, Ricucci, l'Opus Dei, cioè sembra quasi che in Italia ci sia la pastura, no? di centri di potere che poi fanno capo al partito, quest'altro partito, quest'altro che se li vende, quest'altro che se li compra, poi c'è l'appalto, l'appaltino e il posto in municipio, c'è l'assessore che ti concede di fare la casa, cioè c'è tutta una mentalità di insieme che alla fine va effettivamente a saccheggiare la società civile, ed è una mentalità cattolica, non è una mentalità pagana. La mentalità pagana è invece colui che partecipa alla vita civile e che purtroppo spesso viene fatto passare per fesso perché non ha i poteri forti alle spalle, no? È il coglione che, da giocarsela magari quel giorno che la società avrà dei problemi. Sì, parliamo un po' di società che può avere dei problemi. Allora, voi sapete che di recente in Italia, fra i tanti scandali, ci furono anche gli scandali delle sponsorizzazioni. Cioè, aziende che dichiaravano cifre enormi di sponsorizzazione alle varie cose, poi ne arrivavano piccoli importi. Da voci che correvano in quell'ambiente si parlava di rapporto a 1 a 5, cioè nel senso che uno dava 1 a queste sponsorizzazioni e in realtà dichiarava di averne dichiarato 5. Cosa succede? Che anche le parrocchie quest'anno hanno un ulteriore beneficio, nel senso che se uno dà i contributi può detrarsi dalle tasse il 19%. C'è una novità, e lo scrive solo 24 ore. Per usufruire delle agevolazioni fiscali, le donazioni mirate al restauro e alla manutenzione delle parrocchie devono essere effettuate, come alle ONLS, con sistemi di pagamento tracciabili, ovvero attraverso banche, uffici postali, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. È uno dei chiarimenti contenuti in una soluzione dell'Agenzia delle Entrate, cioè nel senso che neanche il fisco si fida delle parrocchie o della parola dei sacerdoti che rilasciano una dichiarazione, sì, questo è un bravo contribuente che ha versato tot euro per la parrocchia, perché l'Agenzia delle Entrate dice, vabbè, la legge consente queste donazioni.
almeno che vengano tracciate. E lo voglio ricordare anche agli ascoltatori che tutte le varie associazioni che richiedono contributi per legge devono essere tracciati, cioè non possono essere dati in contanti. Per essere... Comunque, come vedete, anche il fisco non si fida delle parrocchie. Adesso non so se questo giro d'affari delle parrocchie rientra tra il sommerso di cui ne parlava Padoa-Schioppa, ma comunque non, ma comunque c'era un gioco di sommerso che arrivava alle parrocchie con i finanziamenti di fine anno, perché però, sai, si dava in certi settori succedeva che appunto si dava, si dava uno tot e si registrava 100 5 1 a 5 in certi settori si è arrivato un rapporto 1 a 5 praticamente si dava, non so, 100 euro alla parrocchia, la parrocchia ti firmava di aver ricevuto 500 euro perché tanto lei non ci rimette niente. Comunque adesso da quest'anno devono essere tracciati, cioè devono essere documentati, non possono essere in contanti. E questa è appunto un'altra cosa. Beh, possiamo fare una cosa che tanto... Basta che non mi fai attaccare i telefoni, puoi fare quello che vuoi, Francesco. Fra poco li attaccheremo, dai. No, sì, aspetta una buona mezz'ora perché ho un miliardo di cose da dire. Va bene, d'accordo. Sai, mi fa ridere, molte volte qualcuno si critica per il discorso del caos. E io rimango sempre dell'avviso che le cose sono così. Benissimo, ultimamente, fra le varie scoperte scientifiche, dal caos nasce il pane. Hanno studiato, no, hanno studiato il come si impasta il pane, le leggi che sono alla base di come si impasta il pane, e hanno scoperto che il pane nasce dal caos. No, cioè tu ridi, guarda, scusa. No, sì, no, vabbè. Cioè, se il caos arriva a essere nel pane, Francesco, può essere anche da qualche altra parte. Questo è il giornalista che aveva voglia di fare la battuta. È chiaro che nasce da tutto un insieme di elementi, sia il pane, ma qualsiasi cosa che va per cose biologiche, no? Tipo la fermentazione, tipo i lieviti. Però ti dico, visto che tu dici che è una battuta, quando si prepara il pane, l'impasto viene stirato, ripiegato su se stesso, compresso e nuovamente stirato. Questa sequenza di azioni appare semplicemente, in realtà, da origine a un comportamento definibile dal punto di vista matematico come caotico. Sì, ecco. ma sono convinto, cioè tutti quelli che sono comportamenti, azioni dei viventi è sempre caos. Faccio un esempio, sì, più banale. Tutti quanti parlano di utilitarismo per dare dimostrazione che anche nelle cose semplici il caos c'è. Sì, ma anche per strada, perché per esempio ci sono molti ingorghi e molte code, proprio per la legge del, fra virgolette, del caos. Perché? Perché no, quando non esiste una causa precisa, no? Tipo semafori, lavori in corso, cioè, ma a un certo punto code. Perché? E la legge del caos cosa vuol dire? Vuol dire che c'è uno che è venuto fuori da uno stop e ha rallentato un altro, il quale a sua volta aveva dei dubbi se passare o non passare, e ha messo quello dietro nella situazione di dover fare un altro tipo di manovra, e le cose si sono sommate in maniera tale, cioè ci sono delle decisioni soggettive che vengono a formarsi in maniera tale per cui in certe situazioni chiaramente il traffico diventa caotico. Ma questo fa parte di una non misurazione matematica, perché quando i lieviti agiscono nel pane, vengono sollecitati dalle sovrapposizioni, la loro è un'azione soggettiva, cioè il battere del lievito, chiamiamolo battere se non so cosa sia, il battere del lievito decide una sua strategia all'interno delle pieghe che ha avuto. Ora, siccome milioni di batteri o miliardi di batteri decidono la loro strategia, è chiaramente un matematico non riuscirebbe mai a mettere un'equazione con tutte le decisioni soggettive dei batteri che intervengono. Questo vale per i lieviti, vale per i fermenti, vale per i comportamenti, vale per tutti. Cioè, è questo, è il caos, perché non rientra in un'equazione matematica, ma non è che sia caos in assoluto. Dice sempre che dal caos nasce il pane. Se si prova a disegnare sulla superficie della pasta un cerchio, dopo solo poche mosse questa finitura non solo sarà deformata, ma sparirà completamente. In particolare le aree dell'impasto erano quelle che tra loro inizialmente vicine, dopo pochi rimescolamenti risulteranno molto lontane.
ma è un comportamento caotico. Cioè, dal punto di vista della matematica sono convinto, sono d'accordo, ma Francesco, sottolineo. Però non è incomprensibile il comportamento. Ha delle comprensioni che sono talmente minime che non rientrano in una statistica matematica. Però, cioè, sì, no, tanto per mettere a posto un attimino il concetto di... Sì, no, ma sai, cioè, per capire che certe volte i concetti del caos non sono soltanto lontanissimi o universali o cosmologici, ma sono in realtà, anche nella pratica quotidiana, cioè ci sono delle cose che il nostro capacità di intuire o di rendere razionali è impossibile. Sì, ma infatti da qui ne deriva un'altra cosa, che vivere in maniera razionale e pensare il mondo in maniera razionale ci costringe a vivere molto male. Perché? Perché noi non sappiamo mai come gli oggetti del mondo, le persone, cose, ripiegano su noi stessi. Non sapendo come loro ripiegano, non siamo in grado di pensarli con un'equazione matematica. Possiamo soltanto vivere. Ma cos'è che ci permette di vivere? È l'intuizione. Sì. Cioè, noi facciamo quello che desideriamo, nella misura in cui lo vogliamo fare, e nei rapporti che ci sono fra noi e il mondo in cui viviamo. Per cui noi agiamo comunque e usiamo la nostra intuizione. La nostra intuizione, a differenza del ragionamento matematico, ha la capacità di leggere l'empatia del mondo, e tutta un'altra cosa che abbiamo già parlato, insomma, avevo già fatto un po' che dei remanenti. Qui si parte del pane dove si arriva. Allora, eccolo qua, va bene, niente, quello del sismi di prima ho trovato, che l'avevo di là. Ma c'è un'altra notiziola che secondo me vale la pena anche di accennarla, perché nella Chiesa Cattolica non ci sono solo preti stupratori, ma ci sono anche i preti incendiari. E la notizia è della Repubblica del 17 giugno 2006. Processate quel monsignore, fu lui a bruciare la curia di Siena. È accusato anche di calunnia contro l'archivista, distrutti documenti e bilanci. Le fiamme divamparono violente negli uffici del palazzo dell'arcivescovado, a pochi metri dallo splendido Duomo di Siena. Ora, io non sono cattolico, ma se uno dà fuoco al Duomo di Siena, io lo rompo in quattro. Cioè, non si toccano queste cose. Non lontano dall'antico ospedale di Santa Maria della Scala, oggi polo museale. Era la mattina di domenica 2 aprile 2006, dopo un anno di indagini, procura e polizia ritengono di aver individuato il responsabile del rogo. Il PM Nicola Marini ha chiesto il rinvio a giudizio per incendio doloso di Monsignor Giuseppe Accampa, 38 anni, economo della Curia Arcivescovile di Siena, figura di rilievo nel panorama cittadino. Cioè, questo imbecille, per i suoi progetti o per le sue cose, o per soldi o per altro, ha dato fuoco praticamente all'arcivescovado come se fosse roba sua, e ha rischiato di incendiare una struttura museale, ha rischiato di incendiare il Duomo di Siena. Un po' voi, cioè, probabilmente per coprire bilanci o per fare, adesso non so, non voglio dire per cosa l'abbia fatto, però sta di fatto che questo arrecava grave danno a quello che è il patrimonio italiano. Insomma, fate un po' voi. Beh, dice tu, va a recare un danno al patrimonio italiano. Se noi, c'è una notizia appunto che ci viene da Venezia, in cui i vari clericali, i vari pertofili sono impegnati a impedire che un'opera teatrale, una opera di danza venga realizzata e venga appunto mostrata. E questa è una messa in scena di danza, di balletto, e sono tutti intervenuti, tutti i pertofili dal primo all'ultimo, per dire appunto che è una cosa di offensiva. E dice il patriarca di Venezia, il cattolico, sospendete Messia Game, sotto accusa dello spettacolo della Biennale Danza, censura preventiva. La Chiesa, deriva provocatoria ed offensiva, una società plurale evita l'irrisione dell'identità e dei valori altrui. Nessuno obbliga i cattolici ad andare a vedere. Però il fatto che addirittura si arrivi a contestare la danza, non la filosofia o la politica, ma perché un artista che ha il diritto di farlo rappresenta un qualcosa e uno si sente offeso perché dice che l'ultima cena è fatta tra orge e sadomaso. E tenete conto che questa è una polemica che ha preso i giornali locali in maniera veramente impressionante.
La fortuna vuole che fino adesso la Biennale di Venezia abbia resistita. Giustamente, dice uno degli autori del Messia Game, fa: l'arte deve dividere meglio la polemica che la censura, e questo è fondamentale. Ma visto che ci vanno a propinare, a imporre santi, beati, vergini, papi in tutte quante le sale, è offensivo oltretutto. Cioè, è un'offesa il fatto di tirare fuori i santi. E... sì, è anche logico che le persone che a un certo punto, diciamo, non ne possono più, se devono prendere in giro qualcosa o rendere ridicolo qualcosa, vadano a cercare di questo. Anche perché se a qualcuno l'ultima cena è un dato fortissimo, mi sembra che tra l'altro... io non ho fatto tempo a fare rassegna stampa, ma un gruppo di cattolici abbia denunciato qui nel Veneto di nuovo il codice da Vinci. Ce l'ho qua. Ah, ce l'hai. Ce l'ho qua, volevo continuare dopo la tua. Sì, esatto. Però di conseguenza, nessuno obbliga i cattolici ad andarsi del codice da Vinci, anche perché loro sanno che è una panzana, eppure si arriva al punto che un artista che ha già fatto, che ha rappresentato questo balletto in altri posti del mondo, nelle state polemiche, soltanto perché... c'è un accenno all'ultima cena, tenete conto, c'è anche una pubblicità in cui c'è una semplice raffigurazione che sembrava l'ultima cena, e ci sono state polemiche per questa pubblicità. E, non so, il patriarca Ettore Scola fra poco dove vorrà arrivare? Ettore Scola vuole arrivare alla distruzione della società civile, mi sembra abbastanza ovvio. Comunque, quello è il discorso, no? Non è stato nel Veneto, ma è la procura di Civitavecchia apre il fascicolo un anno dopo l'uscita del film del bestseller di Dan Brown. Le accuse da alcuni ecclesiastici. Allora, cominciamo a dire questa cosetta. Primo, il patto di Nazareth non è mai esistito. Secondo, effettivamente molti cristiani hanno bisogno di descrivere un patto di Nazareth diverso da quelli che sono i quattro Vangeli ufficiali, perché effettivamente se noi andiamo a leggersi il Vangelo di Tommaso Didimo, quello trovato a Nag Hammadi, dà una visione completamente diversa di quello che è il patto di Nazareth. Infatti, dal mio punto di vista, quello non è un Vangelo cristiano, ma è la ripetizione di quelli che sono i principi adonisti, cioè dei seguaci di Adone del Libano, più che cristiani. Non è cristiano assolutamente. E chiaramente i cristiani hanno bisogno di un Gesù diverso, ma vi ricordo che la stessa cosa di avere un Dio diverso da quello dei cristiani l'ha avuta anche Ratzinger. Ce lo dimentichiamo che qualche anno fa Ratzinger stava tentando di derubare i neoplatonici della loro visione dell'uno, perché l'uno dei neoplatonici è l'assolutamente buono, è l'intelligenza, è colui da cui tutta la vita promana. E non è il macellaio di Sodoma e Gomorra, non è quel Dio che ordina di sbattere la testa dei bambini contro le pietre, ma è il sommo bene. È il sommo bene a cui tutto l'esistente, secondo i neoplatonici, tende. E Ratzinger voleva derubare i neoplatonici del concetto di uno proprio per sostituirlo a il Dio dei cristiani, a quell'aberrazione che è il macellaio di Sodoma e Gomorra, cioè un obbrobrio. Che, descritto dalla Bibbia, per portarglielo via. Ora, scrive che il codice da Vinci dia un Gesù diverso o delle indicazioni diverse, beh, mi sembra normale, ma fin dall'Ottocento si faceva un Gesù diverso, sia fin da Fra Dolcino c'era la descrizione di un Gesù diverso, dopo i cattolici li bruciavano vivi, vi ricordo. Cioè, c'è sempre stata la necessità di trovare un Gesù diverso da quello del Vaticano. La stessa polemica che ci fu, che precedette i dolciniani, fra i francescani e il Francescani e il Vaticano, era proprio per la lettura di un Gesù diverso. Questa c'è sempre stata nella storia, il riconoscimento che Gesù fosse una figura oscena, brutta, cattiva, vile, e i cristiani cercavano invece un Gesù diverso. Per cui quello che sta facendo la denuncia al codice da Vinci è effettivamente un'aberrazione. Bisognerebbe che i cristiani dimostrassero l'esistenza del loro Dio e la storicità di quanto hanno scritto. E allora sì, diventerebbe falso scrivere qualcosa di diverso. Ma non lo fanno perché sono dei vigliacchi, perché lo scopo del cristiano è stuprare i bambini per costringerli a avere l'idea di Dio.
finisco con Scalfari. Scalfari ha detto: quanto è diverso il Gesù della fede di Ratzinger dal Gesù storico? Che significa, in sostanza, quanto è diversa l'aberrazione che Ratzinger e la Chiesa Cattolica impongono ai bambini rispetto a ciò che è la ricerca archeologica, ciò che è anche l'analisi filologica degli scritti antichi? Perché a Ratzinger non gliene frega niente. E questa denuncia è proprio questa: no? Voi non dovete vendere qualcosa di diverso da quello che vendiamo noi. Sì, ma poi, sai, c'è anche, dicevamo appunto, tutta una serie di reazioni. Certe volte noi ci si va a scandalizzare dei comportamenti intollerabili verso le donne degli islamici o degli ebrei. Ma il problema è che tutti i monoteisti hanno questi problemi. Io leggo due notizie. In Louisiana, 6 mesi di cella a chi indossa jeans a vita bassa. $500 di multa. Cioè, non si dice no perché non supera i limiti di velocità o altre cose. No, perché qualcuno porta i jeans a vita bassa. Ma questa notizia la voglio leggere un'altra, sempre nella cosiddetta avanzata America, che in realtà è molto fondamentalista cristiana. Allora, New York è stata condannata a rimborsare a una donna $29,000. E non so se sai la storia. Ho sentito questa storia. Ma... Allora, cosa aveva fatto di così? Questa è stata arrestata, si è fatta anche carcere, sottoposta a presa psichiatrica. Cosa aveva fatto di così scandaloso e di così criminale? Durante una presentazione fece vedere, scrive il Corriere della Sera, abbassò le bretelle della salopetta scoprendo un bel seno decorato da 2 piercing su entrambi i capezzoli. Cosa successe? Venne denunciata, arrestata perché coperta solo da un tanga di vernice colorata durante la parata delle sirene di Coney Island. Il poliziotto che arrestò la Coccaro non conosceva la legge. Quando la donna si è rifiutata di coprirsi, l'ha sbattuta in cella per 12 ore, dopo averla tirata fuori dalla volante per i capelli, impedendo di rivestirsi perché gli agenti avevano strappato la tuta e obbligandola a subire un esame psichiatrico. Cioè, questa non spacciava droga, non guidava in stato di ebbrezza, eppure solo perché scopriva un seno durante una mostra ha subito questo, cioè l'arresto di 12 ore, un esame psichiatrico e una multa di 10,000 euro. Alla fine ha vinto la causa e il comune di New York ha dovuto rimborsarla di 29,000 euro. Ma questo deriva da cosa? Da una cultura cristiana, ed è avvenuto non in un paese islamico ma è avvenuto negli Stati Uniti. Poi ci si meraviglia e l'arcivescovo di Bologna Caffarro si va a lamentare perché qualcuno fa una mostra, la Madonna piange sperma. Logicamente, di fronte a simili comportamenti, se uno deve prendere in gioco, scherzarci, non va a prendersela con simili figure in cui è rimasta sempre vergine. Cioè, no, è il minimo che si possa generare, perché Caffarro si arrabbia perché fanno questo. Questa donna arrestata, tenuta in carcere per psichiatrica solo perché mostrava il seno. Stati Uniti, New York. Ma vedi che Dio sia il padrone, lo dimostra per esempio Bush. Mentre prima si davano le multe alle radio o alle TV perché dicevano parolacce o mandavano in onda una bestemmia, Bush va in televisione, ne scarica un paio e immediatamente si cambia la legge. Per cui non è più un reato dire parolacce in TV o alla radio, perché l'ha fatto il presidente. So se mi spiego questo, no? Prima si vessavano le persone comuni, no? Poi quando si accorge che anche il presidente è normale farlo, allora si cambia la legge. Vabbè. Vogliamo sempre divertirci, vogliamo divertirci con le suore. Dai. Andiamo in Spagna. Allora, un premio della letteratura spagnolo ha scritto una sua autobiografia e disse che nel periodo in cui era stato ricoverato da giovane in un ospedale si era divertito a corteggiare, sedurre e avere rapporti con le suore. Questa parte dell'autobiografia, per evitare problemi con la moglie, non la pubblicò mai. Morto l'autore, morta la moglie, l'editore ha detto: beh, questo è un premio per la letteratura, pubblichiamola. Si è aperta una guerra di religione in cui le suore vogliono che non venga pubblicato. Cioè,
Lui non è che dice, si inventa le cose perché la cosa è documentata da rapporti, da suore cacciate, cioè è tutto confermato. E dice, fa, voi non dovete pubblicare questo libro perché neanche l'autore lo voleva. Ma gli ha detto, l'autore è morto e lo faceva soltanto per non rendere gelosa la moglie. questo non fa blasfemia, dice, cioè lui racconta le varie avventure erotiche che ha avuto con queste suore. Vedi? Eppure si fa una guerra in Spagna perché dice che questo qua, il libro andrebbe ritirato. Cioè, sarebbe quasi da ripensare al romanzo di Diderot, La monaca. Eppure sono cose che succedono nel 2007. Non bisogna dire che le persone hanno un sesso, anzi sono il loro sesso. Non bisogna dire che le persone hanno le loro pulsioni, anzi sono le loro pulsioni. Non bisogna dire che le persone abbiano dei desideri, anzi sono i loro desideri. Non bisogna dire che le persone abbiano delle strategie di esistenza, anzi sono le loro strategie di esistenza. Bisogna dire soltanto che hanno la verità imposta da un povero pazzo demente, qual è Gesù di Nazareth, e chi lo gestisce. Sì, ma poi tra l'altro questo autore non è che prenda in giro le suore, perché lui dice che questo periodo dice fra i più felici della mia vita, cioè dice che non dice che mi sono trovato male, non erano belle, erano cattive. Cioè, dice, io tra l'altro vorrebbero pubblicare i racconti, le poesie erotiche che lui ha indirizzato a queste donne che ha amato. Cioè, non c'è neanche una vendita anticlericale, cosa succede? Dice, questa è la mia vita, è successo questo, ho incontrato queste donne che erano sue, con queste qui ho avuto dei rapporti, dei bei rapporti, erano delle belle donne, mi sono piaciute, le ricordo. Cioè, è una parte di questa vita, di un premio Nobel per la letteratura, eppure sono arrabbiate perché emerge questo. Ma d'altronde, come si va, come si vede da questo fatto, il problema è sempre il sesso. Sì. Non il sesso degli altri, perché logicamente loro dichiarano di non avere sessualità. Esatto. Anche perché la sessualità è una cosa che la Chiesa Cattolica non è mai riuscita a distruggere, fa parte delle emozioni, l'espressione delle emozioni delle persone, e la Chiesa Cattolica non è mai riuscita a distruggere. Una cosa, se si farà l'Unione Europea, qui lo dico tanto per, vi ricordo che i turchi sono già in Europa, vengono chiamati etruschi e sono i toscani, che è stato confermato dal loro DNA, gli etruschi provengono dalla Turchia. Però sembra che il sospetto era già molto pesante, perché sembra che la mucca di razza chianina venisse anche lei dalla Turchia. Per cui era un po' difficile pensare che anche loro non si siano portati la mucca dalla Turchia. Pertanto sappiate, insomma, che i turchi li abbiamo in Italia e si chiamano toscani e nella zona. Si chiamano etruschi, naturalmente onore agli etruschi, perché effettivamente sono una pietra miliare dello sviluppo italiano. Sì, beh, a parte, insomma, sai, se noi pensiamo a Enea, da dove veniva Enea, cioè, tenendo conto che vi ricordo che nell'Eneide è descritto alcune zone, alcuni templi, e questo tempio è stato ritrovato nel 2007. Il primo tempio che Enea vide quando vide la terra italiana è stato ritrovato, non so se lo sai. No. Cioè, appunto, c'è una descrizione di un tempio particolare collocato in Puglia, che appunto secondo l'Eneide è il primo tempio che Enea visto quando vide l'Italia. Bene, nel 2007 questo tempio è stato ritrovato, cioè, adesso a comprova che ha più fondamento storico l'Eneide. Che la Bibbia. Beh, Virgilio conosceva un po' il suo territorio, non è che non lo conoscesse, anzi, cioè, gli antichi avevano una conoscenza notevole del territorio. Vi ricordo solo una cosa. Una delle cose che resero grande Roma furono le strade. Cioè, Roma si inventò sta roba delle strade che effettivamente gli permetteva di controllare rapidamente per quei tempi l'intero impero, avevano le strade che portavano dappertutto, per cui la conoscenza geografica, la conoscenza del territorio era molto diffusa anticamente. Dopo è stata persa, i cristiani non sapevano neanche come si chiamava il paese di là della montagna. Io penso che noi lo sappiamo, che purtroppo la mania creazionista, o il fatto che le cose siano numerate, stabilite da un Dio creatore, mi sembra che ci sia certa scienza. Perché leggo dal Corriere della Sera, dice, fa un'esplorazione in un'area ritenuta quasi priva di vita, priva di animali, un tesoro biologico nei mari antartici, 700 strane specie sconosciute. Cioè, ma
dove sta il concetto scientifico di dire che una cosa è vuota, non c'è vita, o c'è quasi, è completamente priva di qualsiasi cosa? Cioè, questi sono partiti dall'idea che andavano a esplorare una cosa che non c'era una presenza animale, vanno lì e trovano 700 specie sconosciute. Speriamo che non le saccheggino. Sì, ma vedi, ma se tu sei uno che ti interessi, vai a cercare di capire, di conoscere cosa c'è, non dai per scontato che la cosa deve essere vuota. Come sai, Gesù l'ha lavato, Dio l'ha lavato sotto sette giorni, qualcosa si è dimenticato, qualcosa deve essere rimasto vuoto, no? Sai. Beh, io mi ricordo il libro di Mai gridare al lupo, ci è voluto quel libro perché si scoprisse, insomma, che il lupo era un elemento prezioso. Si è scoperto adesso, negli anni 90, che era un elemento prezioso, però gli antichi l'hanno sempre... non sempre considerato un elemento prezioso. A Roma era un elemento divino, i Celti lo avevano come elemento divino, gli indiani d'America lo consideravano un elemento divino, i Germani, Wolf, poi non ne parliamo, era un elemento divino, anche per i Greci era un elemento divino, per cui non riesco a capire quale sia stata la scoperta, però per i moderni ci è voluto gli studi di Mai gridare al lupo. Sta di fatto. Sì, beh, sai, c'è una cosa che poi mi dà anche da pensare. Il fatto che il nostro Presidente del Consiglio vada all'incontro di Assisi con Ratzinger e che risponda al Papa, o soprattutto al tipo di pontefice, fa: Prodi del Papa non basta una novena per l'Italia. Cioè, se i politici hanno il pensiero che i problemi italiani si possono risolvere con una messa, con una novena, qualche preoccupazione sulla capacità politica comincio a averla. Ne abbiamo più di qualcuna, Francesco, ma però, come sai, diceva il nostro maestro, se io un po' di laicismo sarebbe voluto, cioè, e che essere risposto ma l'Italia farà da sola, mi sarei contentato. Io voglio ricordare un uomo politico, Massimo D'Azeglio. Massimo D'Azeglio fu quello che tirò via i beni alla Chiesa. In punto di morte si presentò il confessore e gli chiese di dire: ti dichiari pentito di aver tolto i beni alla Chiesa? E lui rispose no, ed era sotto di morte. Allora, se un Massimo D'Azeglio ha avuto questo coraggio, non dico da vivo, ma proprio mentre stava per morire, di fronte alla morte, di fronte al prete dice: fa, ti penti dei tuoi peccati di aver tolto i beni alla Chiesa? E lui dice no. Se questo l'ha avuto il coraggio al momento della morte, un Prodi che va da vivo e in salute e con una scorta ad Assisi, che dica: abbiamo, non basta una novena per l'Italia, mi fa capire che la classe politica è un po' cambiata. Abbiamo un po' più di questo problema, anche perché ti dico, stavo leggendo Zagrebeschi, o meglio un passo di Zagrebeschi che mi ha fatto riflettere. Parlava di Tocqueville e di un altro francese a proposito della democrazia, no? E diceva che la democrazia nasce quando le persone vengono meno al loro egoismo. Ma io capisco che un cristiano deve venire a meno del suo egoismo per essere democratico, nel senso che lui si sente tanto Dio padrone, per cui nel suo concetto, nella sua mente, è monarchia assoluta comunque, di cui lui naturalmente si pensa il re, per cui deve chiaramente venire a meno al suo egoismo. Però in realtà non è così, cioè nel senso che la democrazia, il fatto di poter partecipare, il fatto di poter vivere all'interno di libertà, di libertà sociali condivise con gli altri, è un piacere psichico che sta nella mente delle persone, cioè è effettivamente un piacere collettivo che le persone hanno. È chiaro che l'educazione cristiana veicola questo piacere, gli dà una direzione e lo fa asservire alla comunità cattolica, naturalmente, dopodiché dalla comunità cattolica l'individuo viene fuori, si sente il padrone della società, ma è sempre uno stupro psichico. In realtà il vivere collettivo è un piacere. Poi abbiamo che poi viene compensato, oltretutto, il vivere collettivo dall'egoismo, cioè salvo la mia società ma salvo me stesso, cioè salvo me stesso per salvare la mia società, per cui intanto promuovo me stesso, e proprio perché promuovo me stesso promuovo la società in cui vivo, e poi il discorso diventa più complesso.
anche perché non avrebbe avuto senso il sacrificio dei 300 a Maratona, se non fosse stato ai Termopili, scusa, se non fosse stato così. Cioè avevano effettivamente il senso della società e avevano il senso dell'egoismo di se stessi, per cui il piacere di essere se stessi, dire io sono importante, io vivo per me, e nello stesso tempo partecipi di una comunità che veniva arricchita da questo egoismo soggettivo. Per cui Zagrebelsky non ha capito niente di quello che è effettivamente la democrazia, quello che è uno Stato costituzionale, cosa può dare ai cittadini. Vede solo il sacrificio del cristiano che deve rinunciare un po' a sentirsi tanto Dio padrone. Scusate, ma io mi andrebbe bene anche di sputargli in faccia il cristiano che deve rinunciare a sentirsi tanto Dio padrone, ma proprio perché vuole sentirsi Dio padrone gli sputo in faccia. Che dici, Claudio? Che dico? Se puoi far partire. Dico che sabato facciamo il rito del solstizio d'estate. 049-700-600 e 049-700-338, perché Francesco vuole i suoi radioascoltatori. Pronto? Ciao Ivano. Oh, buono, ciao. 40 gradi. Grazie. Sì. Quanti sono? 40? 40 gradi all'ombra, 2 ombre, 6 già ubriaco. Beh, veramente io mi sono fatto fonderia fino alle 2. Guarda, veramente a sta ora qua ne so su Rappa che sono abbastanza. Veramente sono arrivato. Abbassi un po' la radio per piacere. Abbassi la radio un po'. Sì. Grazie. La radio. Sì, no, perché c'è un effetto Larsen abbastanza fastidioso di fondo. Casomai togli, perché finché non ce la va. Aspetta un attimo, sì, perché che purtroppo riesca, la radio è una 5. Okay, perfetto. Niente, qua dico poco perché ho fatto ora. Mezzo poco perché mi sono appiso là un po'. C'è il spettacolo del Candide alla Scala, no? Il Candide de Voltaire, e che censura i preti pedofili. Voltaire parlava di preti pedofili? Sul Candide, i preti pedofili, a Parigi un prete diceva che i pervertiti, tra virgolette, farebbero comodo alla nostra confraternita. Frase tagliata. Guarda che robe, che strano, eh? Cioè, non è solo una cosa moderna, allora anche una volta i preti si facevano, magari non venivano neanche processati. No, cioè, no, guarda che c'è, esistono un esempio nella guerra di 30 anni delle documentazioni in cui i soldati cristiani avevano l'abitudine, sai, di avere quelle religioni, di farsi tutti i bambini dei paesi e anche le capre. Infatti lo studioso che si occupa della cosa dice: è strano questo particolare, il fatto che ci sia questa proprio testimonianza continua di decine di testi in cui questi cristiani non violentavano le donne, però i bambini sì e le capre sì. Cioè, infatti lui lo mette come curiosità. E questo è riportato nel dizionario anche di sociologia, su due volumi giganteschi, però c'è questo particolare qua. Se te leggi il Candide, come vedi, insomma, la pedofilia all'interno della Chiesa Cattolica è sempre esistita, a cominciare dal buon Gesù, insomma. Sì, dopo un libro che non parla, è un'altra tematica, per esempio, parla benissimo e chiaro del fatto che Gesù Cristo si è portato in una caverna per 2 giorni e 2 notti, il fanciullo nudo, insomma, ecco. È trattato già in altra parte, allora. C'era un libro, sì. Con un'altra tematica, parlava di, appunto, di omosessualità, e parla di questo qua, fa una critica contro i preti, contro la Chiesa, no? E guardate voi, questo vostro Cristo diceva, no? Che si portavano in casa, si è portato in casa il fanciullo per 2 notti e 2 giorni, si è ottenuto, non so chi ha fatto. Sì, non so come, dove l'abbiano pescata sta roba. Sì, perché almeno nei Vangeli ufficiali non c'è, per cui bisogna vedere. Deve essere un Vangelo apocrifo di Marco. Il Vangelo apocrifo di Marco? Non lo so. Però io non l'ho trovata sta roba comunque. Il libro è di sotto, comunque è un mezzo scatolone. Sì, se riesci magari ad avere la citazione, l'hai trovata, poi io lo rintraccio sto Vangelo apocrifo, non c'è problemi. È proprio la definizione che porta, resta 2 giorni, 2 notti dentro, in casa, con questo.
Sì, ma è l'unica questione che sto aspetto qua, che è l'unico aspetto sessuale di Gesù che è nei Vangeli, è usato solo nel Vangelo di Marco e non si riesce a capire perché non ci sia negli altri. Perché c'è sicuramente delle particolarità, però bisognerebbe riuscire anche a capirle, insomma. Se lo avessi qua vicino sul tavolo, qua che non tanti, però è fuori sotto. Okay. Dopo, anche se altre due censure sempre del Candido, che è figlia di Papa Polacco, sì? Che dice la old lady, cioè che sarebbe la tra virgolette old lady, non dice più tra virgolette sono figlia di un Papa Polacco. A Milano il Papa viene dal Peloponneso. Ah, dal Peloponneso. Dal Peloponneso, non figlia di Papa Polacco. Wow. E dopo i politici mutando la scena che cinque sono ex capi di Stato e di governo è rimasta, hanno il costume da bagno ma è sparita la cravatta. E questa è un po' più leggera comunque. Sì, la cravatta è considerata un simbolo fallico, dai. E comunque sì, fa ridere, dai, ma andiamo alla scala, mette il Candide che è un'opera. È un'opera internazionale. Sì, no, il problema sono le modernizzazioni come vengono fatte. Il problema sono le modernizzazioni di come vengono fatte delle opere, cioè la trasposizione in chiave moderna delle di opere classiche o antiche. Sì. Comunque un'altra, quel balletto non si tocca, quella del. Ah sì, del Messia Game. Sì. Sì. Ancora proteste da sì, beh, guarda, ad esempio oggi c'era addirittura sulla prima pagina del Gazzettino due interventi sull'argomento in cui lo stesso Carlos Gorlon interviene per dire no, non si scatta con il sacro, insomma, cioè, con sì, un sacro, non è neanche sacro il cristianesimo proprio. Sì, appunto, ma ormai, cioè, veramente è assurdo, ma ha raggiunto un livello che è incredibile. Un livello veramente dittatoriale. Sì, sì, sì. È una cosa che veramente sa di zolfo ormai. Ciao. No, ma difatti il problema è anche sempre del rapporto che c'è con il sacro e se lo si considera intangibile, inviolabile. Sì? Mamma Lucchi! E tu cosa sei? Beh, pensa che questo qua si è messo per... Pronto? Hai vedato? Ciao, sono Roberta da Vicenza, vi ascolto da un po' di anni. Sì. Niente, volevo soltanto dirvi, per me ad esempio è stato molto importante ancora negli anni 60 quando ho sentito per le prime volte Fabrizio De André, ad esempio. Dava una lettura diversa, sì. Sì, sì, no, cioè a me ha aiutato, avevo 15 anni all'epoca, nel 67-68 così, no? Ha fatto le canzoni di Spoon River allora. Sì, quelle lì, no. Ma poi la buona novella e anche quelle un po' tutte quante, perché lo conosco durante la sua raccolta, no? E mi ha aperto proprio gli occhi su questa realtà, no? Che io prima era così a critica, no? Certo. E quindi io direi che questo grandissimo cantautore è veramente fondamentale, secondo me, per un giovane all'inizio, quando non sa niente, così non affronta certe tematiche e le vede proprio in maniera diversa, insomma, ecco. E poi volevo dirvi che di recente sono stato in Grecia, no? Sì. Qua poche settimane fa ho fatto una crociera, insomma, no? E sono stato proprio in Grecia, in Turchia, e ti dirò che erano molti anni che non ci andavo, più ero andato una 15 anni fa, e ho provato veramente una tristezza, no? Essere lì a Olimpia e dopo su ad Atene, all'Acropoli, a vedere che cosa è successo in questa povera Europa, no? In questi 2000 anni, no? Il livello di civiltà che avevano quelle persone, il livello del rapporto che c'era con la natura, con degli dèi che avevano dei loro difetti, i loro pregi, che però erano a misura d'uomo, no? E quello che è successo dopo è una roba veramente
qualche cosa proprio che ci deve far meditare. Piange il cuore, sì. Sì, veramente ho provato una tristezza veramente grande, guarda, di qua come si è ridotta l'Europa col cristianesimo, no? Però ti dirò che sono abbastanza fiducioso, perché vedo che il paganesimo, no? C'è questo ritorno, è un po' come una forza atavica, no? Che è stata soffocata vedi, un paio di millenni, no? Però vedi, è quasi naturale che torna fuori. Quando io e Francesco abbiamo iniziato, no? Sì. Pensavamo di fare il gruppetto, di aggregare le persone, no? Sì. E invece non è così che funziona la cosa, anche se abbiamo trovato molti amici, no? Con cui facciamo reiki, sì, con cui sì, facciamo sì. frequentazione. Sì. In realtà il paganesimo è un'esigenza culturale, cioè è un'esigenza della vita delle persone. E di rientrare in armonia. Esatto. No? Riprendere il proprio posto. Esatto. Sì, sì. Rientrare in armonia per cui è una cosa. È qualcosa di più, cioè non è un qualcosa, diciamo così. Ma io sono ottimista, sai, vedo che secondo me il cristianesimo, il cattolicesimo già da alcuni decenni vive di rendita, cioè la forza che ha accumulato nei secoli è stata notevole davvero, cioè è totalizzante, no? Però i conti stanno arrivando, sì, piano piano i conti stanno arrivando, tutte quelle cose che hanno costruito, certo. No? Queste mostruosità, perché sono perfettamente d'accordo, mi informo in continuazione anch'io, anche Sky adesso ci sta aiutando. Sì, no? ho visto che qualcuno comincia sotto a far partire qualcosa, sì. E l'unica cosa che hanno dalla loro parte è la grande forza economica, che è veramente notevole, e quella la fanno valere in tutti sì. i modi, no? Comunque sono fiducioso, tu prova a proiettarti tra qualche generazione, adesso siamo nel 2007, no? A 2000 sì. anni questa storia cristiana. Sì, è vero. Proiettati tra qualche decennio, quando arriveranno i primi papi sudamericani, allora sarà da ridere. Guarda che è già da ridere anche adesso, eh. Il problema è che le persone fanno fatica, è come il bambino che grida il re nudo, ma le persone fanno fatica a mettersi a ridere anche loro, no? Sì, e questo è che c'è un condizionamento culturale che è ancora notevole, la gente non vuole affrontare dei temi che sinceramente non è facile, certo. Anche per me. Voglio dire, sono partito da giovane, come ti ho detto, con De André, però dopo il condizionamento culturale si rifaceva vivo, allora certo. dovevi cercare e capire, adesso posso dire che ho le idee molto molto chiare. Sì, sì. Però ti dirò, sono fiducioso. Anch'io. Anch'io Francesco, sai. Ascolta, posso raccontarvi una brevissima barzelletta che ho sentito in Turchia? Sì, però abbiamo solo 2 minuti. Sì, sì, pochissimo, hai ora, no? Gezze è un soldato tedesco armato, non so se sapevi, ma è nega contare una guida turca in sì. Turchia, quindi non so se l'avete conosciuto in Italia. Allora Gezze è un soldato tedesco armato, il topo, che corre Drion Poiaco nel 45, no? Questo Poiaco scappa, no? Il tedesco Drio con Cioppo. E se a un certo punto il garibaldino vicino, no? Si verso il cielo, no? E Dio fa, fermo, non sta a toccarlo, qui è destinato a essere papa. Allora il soldato tedesco si ferma, no? Ah, dice papa, e mi? Ti dopo te ora. Sì, è stata pubblicata sta barzetta anche da Staino. Ah, sì. Io sapevo, mia ho sentito in Turchia, la guida in Turchia ne ha raccontato. Figurati come sta girando in giro per il mondo. Ah, ma immagino se deve meravigliarsi. Bene ragazzi, okay. Continuate così. Ok, ciao. Bene, dove siamo arrivati? Alla fine sì, proprio. Allora Francesco, sabato ci ritroviamo per il rito del sostizio d'estate. Fissiamo anche un orario così. L'orario d'arrivo così, diciamo, non so, entro le 18:30. Va bene, allora entro le 18:30 le persone, chi arriva prima mi dà una mano, io penso le 5 di essere là, insomma, un po' prima. E Franco già si sta massacrando perché ha detto che vuole evitarmi di lavorare visto il caldo al forno che faccio. Lo ringrazio, però anche lui i suoi lavori, insomma, per cui tutte le persone che arrivano prima a darci una mano a preparare il posto, a portare la roba, anche perché visto che tutti quanti porteranno qualcosa da mangiare ci sarà parecchia roba avanti e dietro, e Francesco ha anche un carico supplementare da portare.
Il sì, ho lo stato di Afrodite, è solo che è nuda, non so se tu no, no, ti beh, scandalizzi. Adesso, come secondo va bene, no, no, non mi scandalizzo. Il problema è se ci sta sulla colonna, che voglio mettere, vorrei sì, ci sta sulla colonna, ci sta, sì, sì. Per cui Franco naturalmente preparerà un po' di collante e vediamo di sistemarla così, mentre rito. E niente, naturalmente il Bosco Sacro, il luogo dell'altare pagano, diventa sempre più ricco. Ricordiamo che è stato aggiunto il braciere e la colonna, è stato aggiunto, c'è sempre la nicchia naturalmente come punto ormai centrale del rito, e naturalmente là ci sarà il falò e ci sarà quello che è la relazione fra i pagani e il mondo in cui vivono. Vuoi dire qualcosa ancora, Francesco? Sì, io appunto allora, sabato punto prossimo alle ore 18:30 via Cangava Settima Traversa, Bosco Sacro della Federazione sì. Pagana, rituale del solstizio d'estate. Sì, 18:30, dopo 18:30 c'è un po' di margine, cioè perché vorrei davvero, cioè, l'anno scorso è successo stranamente una cosa che non era mai successa, che tutte le persone che avevano annunciato che sarebbero venute arrivarono in anticipo. Non era mai successo, giuro. Mi fa piacere che le persone vengano in anticipo, però col fatto che le persone sono venute in anticipo abbiamo cominciato il rito piuttosto presto e c'era ancora chiaro. In realtà vorrei in ogni caso accendere il fuoco al tramonto, proprio come dovrebbe essere, insomma, come vorremmo fare. Questa volta però cercheremo di fare sempre il nostro meglio. È chiaro che se le persone arrivano tutte quante alle 4, dopo un certo punto dicono dai, cominciamo ad aver fame e diventa una spinta, diciamo, no? Però la rito sarebbe da fare, da iniziare al tramonto, e dura naturalmente quella tre quarti d'ora, dura di più un'ora, non di più, e poi ci si trova a mangiare, insomma. Bene. E allora io ricordo le ultime due cose per la radio, visto che sono proprio, cioè, beh, a parte le proroghe, e il 5 per 1000 Radio Gamma 5 e le date a salute ambiente è un contributo importante, fondamentale per la vita della radio, anche perché come sapete Radio Gamma 5 ha trovato finalmente una sede stabile, finalmente si cercherà di ampliare l'attività e anche ogni centesimo va bene per la nostra radio. Cioè, non vedo arrivare Alvise. Beh, io ricordo appunto le cose fiscali di salute e ambiente, che il 97 17 36 60 280. Ricordo anche la raccolta di firme per la libertà di scelta terapeutica, visto che esiste anche in magistratura qualcuno che mette in discussione l'articolo 32, sia per la scelta libera di scelta terapeutica, sia per ricordare che la nostra vita ci appartiene de nostra, io invito gli ascoltatori a firmare appunto questa raccolta di firme, questa petizione per la libertà di scelta terapeutica. Ciao a tutti. Bene, intanto niente, qui adesso dovrebbe andare in onda Alvise, che però io non lo vedo arrivare, né ho visto arrivare nessun conduttore. Vabbè, in allora sostituzione. Piazziamo dentro, visto allora che la pubblicità è il 5, piazziamo. Esatto. Perfetto. Niente, visto che Alvise non è arrivato, vi parlerò. Cosa metti, Francesco? Mettiamo su un disco, intanto. Sì. Poi li chiameremo la linea. Ok, vi metto su intanto questo CD e dopo vedremo un attimo cosa fare nel proseguo della trasmissione. Ciao a tutti, intanto per il momento.